di pronostico. Ma attenzione a Pernilla Vive, ripeto, ieri è stata veramente molto brava, nona, con un distacco molto, ha fatto molta fatica a tenere in questa curva, si è un po' seduta sullo sci interno, le è scappato lo sci esterno, ma è ugualmente riuscita a mantenere una linea di spetta, ma credo che qualcosina abbia perso. Comunque si vede che la Wiberg sta attaccando con decisione, aspettiamola ora molto bene qui, questa curva che ieri è costata la gara a Bibiana Perez mentre viaggiava in seconda posizione, con un ritardo sicuramente recuperabile nei confronti della Seizinger che nell'ultimo tratto di gara è stata abbastanza lenta ieri. Pernilla Wiberg ha sciato bene invece qui nella parte finale ed ora sta per affrontare il tratto conclusivo, un tratto di pura scorrevolezza. Chiude Pernilla Wiberg con il tempo di 1:28.70, Katia Seizinger in azione, la vincitrice della qui alla grande, l'unica finora tra le atlete scese che è riuscita a condurre questa curva con continuità e con una buona fluidità d'azione. Aspettiamola ora a questo intermedio, chiaramente il suo vantaggio aumenta e non di poco, 1:33, abbastanza bene questa curva. Adesso vediamo questo rapido cambio che lei riesce sempre a far molto bene. Qua non mi è piaciuta molto, è rimasta un po' seduta su quel dentino, ha sciato benino ma non benissimo nella parte finale Katia Seizinger, ieri ha perso veramente tanto qui in questo pianetto. Vediamo un po' come chiude Katia Seizinger la sua prestazione, 1:28.70 al tempo della Wiberg, 1:27.28 il suo tempo, linea già con di Cabo Street, è molto ma molto tempo. Anita Wachter, appunto, medaglia d'argento a Dalberville, non prenderà il via oggi, il che è abbastanza strano, evidentemente nelle prove si è resa conto la Wachter di non poter difendere al meglio il suo titolo. Va anche detto però che la squadra austriaca pare sia stata colpita in diversi elementi da una forma influenzale, per cui stanno cercando anche di ritrovare la miglior salute e la forma in vista delle altre gare. Adesso le donne riposeranno per un po', la prossima gara femminile giovedì prossimo, il gigante attesissimo con Deborah Compagnoni in gara. Chiude Picabo Street con il secondo tempo, un distacco di domani partita, medaglia di bronzo in super centesimi di ritardo rispetto alla Seizinger. Questa curva, da come l'aveva iniziata, tutto sommato è riuscita a tirarla anche abbastanza bene, era iniziata molto male perché si è fatta sorprendere dal dosso che precede l'attacco della curva. 72 centesimi di ritardo, aumenta un po' il ritardo di Isolde, qui è passata anche qui molto larga, troppo secondo me, anche se lei, ripeto, ha questo tipo di sciata, una sciata che privilegia linee più lunghe, ma con il tentativo di far sempre correre lo sci nel miglior modo possibile. Ecco Isolde Kostner nella parte finale, ricordo prima la Seizinger, seconda la Street per il momento. Vediamo se qui riesce a far valere le sue doti di scorrevolezza Isolde, che ha un'ottima posizione aerodinamica, è terza con un distacco di 1:24. Isolde non è molto bassa di gamba, forse la freccia migliore al nostro arco in questa combinata, Andrea, due terzi posti nelle due gare disputate quest'anno, ha fatto bene qui, dopo la Seizinger sicuramente quella che ha fatto meglio questa curva. Forza Bibi, è importante per lei riuscire oggi a dare un po' di distacco alle avversarie più pericolose in vista dello slalom di domani. Purtroppo perde 1:23, perde molto Bibi Perez al secondo intermedio, è passata indenne nella curva che ieri le è costata la gara. Forza Bibi, bene qui, ha allungato moltissimo la linea ma è riuscita a mantenere un'ottima velocità in questa S, per me ha sciato bene, però purtroppo ho la sensazione che non sia velocissima perché nella parte alta ha perso veramente tanto. Forza Bibi, vediamo un po' come arriva negli ultimi metri di Diana Perez, e chiude con il tempo di 1:29.15, è quinta, il suo tempo è superiore di Sant'Anton. Ma ecco intanto Barbara Merlin, 1:41, paga un po' quell'errore che ha commesso. Vi ricordo che subito dopo di lei toccherà Morena Gallizio, e Morena va seguita, ripeto, con grande attenzione, perché ho la sensazione che tra le nostre ragazze sia quella in assoluto più determinata, più concentrata, più capace di tirar fuori Isolde Costa, da parte che lo ha dimostrato in modo straordinario in questi giorni.
ma diciamo tra le slalomiste, tra le più tecniche, quella più capace di tirar fuori la grinta al momento opportuno. Chiude, è stata accusata. Dimmi pure Andrea, tanto chiude la Merlin in dodicesima posizione. Ora Morena Gallizio in azione. E la curva è un attimino larga, però mi sembra che lo sci sia riuscito a correre ugualmente abbastanza bene. Vediamo un po' come arriverà all'intermedio Morena Gallizio. 55-27, buono, perde 1-0-3. Secondo me è un discreto intermedio quello di Morena, che sta tirando bene anche questa curva. Forza adesso invertire con rapidità, assorbire qui, bene, chiudere adesso un po' questa curva per entrare con velocità sul muro finale. Direi niente male la gara di Morena Gallizio fino adesso. Intanto ho visto che Andrea Zingerl non ha sbagliato nella seconda serie di tiri, meno male, è in recupero, ma attenzione a Morena Gallizio. Morena Gallizio, ultimi metri di gara per lei, chiude con 1.43 di distacco, quinto tempo, quindi buon stare il tiro, ma adesso tocca a Franny Schneider. Gara di Morena Gallizio, intanto ha tirato benissimo questa curva Franny Schneider. Morena Gallizio è quinta, un solo centesimo di ritardo da Pernilla Wiberg, quindi direi perfettamente in gara per domani riuscire a fare un grande risultato. Ma attenzione alla Schneider, che al momento opportuno ieri si è risparmiata, chiaramente ha cercato di provare la pista al meglio in vista della gara di oggi, e guardate che prestazione straordinaria sta offrendo. Anche in queste curve mi sembra assolutamente eccellente il suo comportamento, quindi attenzione a Franny Schneider, che una volta di più dimostra di essere davvero una grande campionessa. Secondo me rischia di entrare nelle prime tre in questa discesa, perché ripeto, l'ho vista sciare veramente molto ma molto bene. Vediamo un po' come chiude Freni. 27, 28 e 91, è sesta immediatamente alle spalle. Due slovene estremamente quotate, Alenka Dojan dalla sorte. Qui è in difficoltà l'impostazione di questo curvone, anche lei abbastanza arretrata e inclinata verso l'interno, quindi ha dovuto rimanere molto sugli spigoli per completare la curva. Comunque ha un ritardo di un secondo e quattro centesimi la Dojan al secondo rilevamento cronometrico. Non ci sono stati innovamenti, cambiamenti nella classifica nel periodo in cui abbiamo ceduto la linea al biathlon. Una classifica che vede sempre in testa Katia Seitzinger, seconda la Street e terza la nostra Isolde Kostner. Una posizione di ricerca di velocità. Ed è quarta la Dojan. È arrivato il cambiamento nella classifica, la Dojan si posiziona alle spalle. Mi auguro che Anita Leiter possa ritrovare la forma al più presto e in modo che la competizione possa svolgersi ad armi pari, perché questo è il bello dello sport. Ma attenzione ad Franny Schneider. Freni ieri ha perso nei confronti della Wiberg soltanto 21 centesimi, quindi ha tutte le possibilità di recuperare in questo slalom. La Schneider, anche lei comunque è una slalomista che predilige tracciati più tecnici, pendii più ripidi di questo. Normalmente la Schneider cerca sempre di controllare un po' l'azione nella prima prova per poi scatenarsi nella seconda. Ho la sensazione che questo tipo di tattica sia stato assunto dall'Elvetica anche oggi, che non mi pare abbia preso dei grandissimi rischi, ha cercato soltanto di sfruttare al meglio il numero uno facendo delle linee molto strette, cosa che l'è pienamente riuscita. Ribadisco comunque, uno slalom piuttosto facile, 40 slalom. Questo ovviamente per rendere sempre di più interessante fino all'ultimo il livello dell'attenzione, sempre più testo il livello dell'attenzione. Ma attenzione a Pernilla Wiberg, Pernilla Wiberg, ripeto, fra le combinatiste è quella che se l'è cavata meglio nella discesa di ieri, dove è giunta quinta. Ricordo ieri prima Katia Seitzinger, davanti a Peekaboo Street la nostra Isolde Kostner, quarta la Dojan. Vedete netto il vantaggio di Pernilla Wiberg, 61 centesimi, significa che ha guadagnato altri 4 decimi nei confronti della Schneider, ed in effetti, ripeto, la Schneider a me ha dato la sensazione di aver attaccato davvero molto poco. Ripeto, lei è molto brava poi a seconda manche a tentare recuperi, però questo pendio così facile non è che possa agevolare dei recuperi clamorosi. Pernilla Wiberg sta prendendo dei bei rischi anche nella seconda parte di gara. Vediamo un po' come chiude con 2.18 e 0.5, miglior tempo con 60% di partenza, forza Morena. Morena ha perso un solo centesimo da Pernilla Wiberg
nella discesa di ieri, quindi è perfettamente in gara. Morena è un'ottima slalomista, anche se certamente non è a livello delle due campionesse in assoluto. La Wiberg e la Schneider hanno davvero dominato la stagione per quanto riguarda questa disciplina. Comunque sta scendendo bene la Galizia. Vediamo un po' come arriva l'intermedio. 49-12, perde 43 centesimi, quindi è diciamo alle spalle della Schneider, della Wiberg, ma davanti alla Schneider. Più o meno hanno fatto lo stesso tempo in questa frazione di slalom Galizia e Schneider, perché ha conservato i due decimi di vantaggio sulla Svizzera che aveva acquisito nella discesa. Vediamo un po' Morena nella parte finale, sta cercando di far correre al meglio lo sci, è terribilmente facile questo pendio. 2.18.65, seconda con due centesimi su Pernilla Wiberg. Vediamo un po' cosa riuscirà a fare Alenka Dojan, che ha avuto quest'anno come miglior risultato in slalom un sesto posto in Sierra Nevada nell'ultimo slalom della stagione prima di questa Olimpiade. La Dojan ha avuto una grande delusione nel super gigante che ha aperto le gare femminili qui a Lillehammer, era nettamente al comando della gara quando ha saltato una porta sbagliando completamente la linea all'ingresso dell'ultima S. È andata molto bene nella prima parte di gara, ha perso poco rispetto alla Wiberg, quindi la Dojan sta veramente inserendosi nella lotta per le medaglie. Bene anche qui nel finale, vediamo un po' come chiude. 2.18.05 il tempo di Pernilla Wiberg e con 2.18.68 Alenka Dojan è quarta, ma attenzione che mentre era in seconda posizione ma con un distacco minimo rispetto alla Salzinger, era a due terzi di gara, anzi direi quasi a tre quarti, è uscita cadendo e in quella caduta si è fatta un po' male, è sofferente alle ginocchia, ieri pomeriggio non si è allenata e questo sicuramente non è una buona cosa per la sua gara, ma sta attaccando in modo molto deciso Bibi Perez, ne ha un po' il suo tempo, purtroppo il distacco è elevato, 1,86 nei confronti di Pernilla Wiberg, quindi ha perso molto nella prima parte di gara. Manca Bibiana Perez anche un po' di tranquillità nell'affrontare questa prova, quando un atleta non si sente in perfette condizioni, avete visto un altro numero sull'ultimo cambio di pendenza per Bibiana Perez, che alla vigilia era considerata sicuramente una delle favorite anche per il titolo in combinata, chiude con un distacco di 3 secondi 88, è solamente ottava. In questa estrema sintesi vediamo come sono andate le discesiste che ieri si erano piazzate i primi tre posti. Questa è Katia Salzinger che, dopo aver dissolto parte del vantaggio, inforca e viene estromessa dalla competizione. La vice campionessa mondiale Piquet Bostritt perde parecchi secondi, al termine della combinata sarà decima. È andata piuttosto male anche la campionessa mondiale Miriam Vogt, che qui non è stata inserita nella sintesi. Isolde Kostner perde oltre 4 secondi, del resto la gardenese non è una slalomista. La Kostner tra l'altro inforca nel corso della seconda manche, ma stava perdendo altri secondi. I Garmisch saranno stati almeno 2 o 3 centesimi, le gare probabilmente per loro più interessanti. Eccola Alenka Dojan, vi ricordo che la gara adesso è davvero nel suo momento culminante. Queste 4 atlete, Dojan, Schneider, Galizio e Wiberg, che scenderanno nell'ordine, sono racchiuse in uno spazio veramente limitato, 63 centesimi di secondo tra la prima e l'ultima, 1,93. Vabbè, ma è inutile, loro 4 sono talmente avanti rispetto alle altre che è inutile fare dei raffronti rispetto alle atlete che sono scese sino ad ora, bisogna farli tra di loro. La Dojan sta sciando direi bene, in modo molto pulito, ma purtroppo è talmente semplice questo slalom che è difficile valutare. Qui ha lasciato correre molto bene lo sci la Dojan, ma ha fatto anche delle traiettorie piuttosto lunghe, vediamo se questo atteggiamento poi alla fine pagherà. 2.14 il calzo, vuole assolutamente vincere, quindi deve rischiare il tutto per tutto, il suo ritardo nei confronti di Pernilla Wiberg di 61 centesimi, il suo vantaggio sulla Dojan è di 2 centesimi soltanto. Partita Freni Schneider. Beh, sta sicuramente attaccando di più rispetto alla prima prova,
molto liscia, una conduzione di curva sempre fluidissima. Guardate che roba, 56 centesimi di vantaggio per Freni Schneider, gli ha dato più di mezzo secondo nelle prime porte. Anche qui continua a sciare bene Freni Schneider, e vedete proprio riduce gli attriti al minimo in fase di curva. Qui ha, per un attimo ha perso l'esterno, ma non ha perso granché. Continua ad andare molto bene, un'altra bellissima manche di Freni Schneider, anche se, ripeto, un tracciato così semplice non è in grado di esaltare pienamente le sue doti. Prima Freni Schneider con un... Forza Morena. Partita l'azzurra. Primissime porte sono quelle nelle quali bisogna prendere il ritmo, e direi che Morena l'ha preso. Adesso bisogna cercare di far correre lo sci. Qui sta la difficoltà, nel voler attaccare a volte si corre il rischio di muoversi troppo sugli sci, di fare troppi attriti anziché farlo correre bene. Non è male Morena sino ad ora. Forza, perde 52 sulla Schneider, ma è in vantaggio ancora su Alenka Dojan. Forza, è su di lei che deve fare la gara, perché sulla Schneider è ben difficile possa recuperare. Forza Morena, la Dojan sotto ha fatto quei passaggi dove a mio parere forse ha allungato un po' troppo le linee. Dai Morena, adesso bisogna stringere e lasciar correre lo sci. Entrare nella tripla con la maggior velocità possibile non è male. Forza, ultimi metri di gara. Per un attimo ha incrociato le punte, è riuscito a salvarsi, ma temo abbia perso troppa velocità. Forza Morena con 1.42 terza. Ha perso la gara alla quintultima porta. Ha perso la gara alla quintultima porta. Alza Asimo, perché sa che Freni Schneider è andata molto forte. Vuole conquistare l'oro e quindi sicuramente farà il possibile per superare l'avversaria elvetica. Partita molto forte la Wiberg, il suo vantaggio è consistente, 6 decimi sulla Schneider ed è molto su una pista di questo genere. 46, vedete, ha perso qualcosa ma ha ancora un vantaggio notevole. Qui per un attimo la regia se l'è persa, per fortuna l'ha ritrovata. Eccola ora nella parte centrale per Nilla Wiberg. E ogni tanto rimane un po' arretrata. Dovrebbe farcela, ma certo che la Schneider è andata davvero forte in questa manche. 3-5-16, vedete, per 3 centesimi per Nilla Wiberg conquista la vittoria. Freni Schneider ha fatto il possibile ma ha perso troppo nella prima prova, e su un tracciato così facile, pur rischiando il tutto e per tutto, non si può recuperare più di tanto. Quindi grande gioia per Pernilla Wiberg e per la regina di Svezia, che è venuta ad applaudirla al traguardo. Al secondo posto Freni Schneider, medaglia d'argento e prima medaglia per la nazione svizzera in questi giochi olimpici di Lillehammer per quanto riguarda lo sci alpino. Terza Alenka Dojan, purtroppo soltanto quarta Morena Gallizio, a soli 7 centesimi dalla Dojan.